Buongiorno Fagnano, eccoci col video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì. Inizio col dirvi che questa notte alla 1 partiranno i nostri volontari della Protezione Civile per le zone alluvionate dell'Emilia Romagna. A loro auguro un buon lavoro e ancora un grande abbraccio alle popolazioni colpite da questa imponente alluvione che ha colpito queste zone. Sono convinto che lo spirito dell'Emilia Romagna presto tornerà a sorridere e a rendere quelle terre ancora più belle. Sabato 27 maggio 2023 ricorreranno i 32 anni dalla ratifica della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza da parte dell'Italia, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Per questa ricorrenza UNICEF Italia, con il patrocinio di ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia, lancia l'iniziativa Diritti in Comuni, alla quale Fagnano Lona ha scelto di aderire. Con questa adesione il Comune di Fagnano Lona rinnova il proprio impegno a mettere al centro di ogni politica i diritti dei bambini e degli adolescenti. Martedì 23 a Fagnano c'è stato ospite l'ex magistrato Gherardo Colombo. Gherardo Colombo ha incontrato i ragazzi delle scuole elementari, la scuola primaria Salvatore Orru e in collegamento i ragazzi delle scuole, della scuola primaria Gianni Rodari. Al termine di questo incontro ha inaugurato un murales dedicato a Giovanni Falcone, un murales che è stato scelto tra i disegni dei bambini del concorso organizzato lo scorso anno dall'associazione Salvatore Orru. Al termine dell'incontro con la scuola primaria ha incontrato i ragazzi della scuola secondaria di primo grado e nel pomeriggio ha distribuito le costituzioni ai ragazzi diciottenni presenti. La giunta comunale, il giorno precedente, lunedì, nella seduta, ha approvato una delibera di giunta con la quale intitola l'aula consiliare ai due magistrati, Falcone e Borsellino. Questa delibera dovrà seguire un corso e dovrà avere un nulla osta. Questo nulla osta dovrebbe arrivare anche dalla prefettura e penso proprio che questo nulla osta arriverà. Ci auguriamo che questo arrivi prima del mese di luglio, di modo che il giorno in cui si ricorrerà l'anniversario della strage di Via D'Amelio potremo inaugurare questa intitolazione dell'aula consigliare. Il prossimo 2 giugno, venerdì, sarà la festa della Repubblica. Io non sarò presente a Fagnano, ma non lo dico perché voglio farmi pubblicità, lo dico perché sarò a Roma e sfilerò alla parata militare ai Fori Imperiali con la fascia tricolore. Lo farò soprattutto in rappresentanza del nostro comune, oltre che degli altri comuni italiani. Gli eventi della settimana. Sabato alle ore 18 presso la sala pluriuso della biblioteca per il caffè con l'autore Carmelo Caldone presenta il suo ultimo libro, il suo ultimo lavoro, Il respiro del vento. Prosegue oggi e domani presso lo spazio Optimum la mostra dal titolo Passo a due. Sempre sabato, questa volta la mattina, con i ragazzi del CCR, se il tempo regge, in piazza Alfredo di Dio ci sarà un banchetto informativo legato alla raccolta dei mozziconi che è stata effettuata mercoledì sera. Ci sarà l'esposizione dei mozziconi raccolti per far vedere la quantità raccolta e ci sarà la distribuzione dei portamozziconi in modo che questi vengano magari messi nel loro apposito contenitore piuttosto che gettati per strada. Domenica 28 dalle ore 10 alle ore 18 all'interno della Sala del Camino, Castello Visconteo, sede della Proloco, ci sarà la mostra di sculture dal titolo Belli Dentro. Le sculture sono realizzate dai detenuti della casa circondariale di Busto Arsizio. Sempre domenica l'SC Fagnano Nuova propone la gara ciclistica Fagnano Brinzio, è il 42esimo trofeo Pistolesi e 26esimo Memorial Sergio Cerruti, il ritrovo per solare la festa di Fagnano con la partenza da via Aldo Moro. Sempre domenica torna la rievocazione storica del motoclub fagnanese e quest'anno si avvicina un po' di più al centro. Non è l'ex circuito storico, ma si terrà in Piazza Repubblica. Le gare saranno nel pomeriggio, mentre la mattina dalle ore 10-11 ci sarà una sfilata con le moto storiche per le vie del centro del paese. Chissà mai che poi con gli anni si riuscirà a tornare anche al vecchio circuito storico. Ci vorrà un po' di impegno, un po' di volontari in più, ma magari un pezzo alla volta si riuscirà. Domenica 28 maggio, per tutta la giornata presso Calipolis, la festa di primavera, organizzata da Calimali e Spazio Zero, inizio dalle ore 11. Non mi resta altro da aggiungere, vi auguro un buon fine settimana, un buon inizio di settimana nuova e al prossimo video. Grazie a tutti.